Camminare è davvero gratificante ed è anche salutare. È una delle attività più importanti che questa vita ci regala. E qualcuno ha persino detto che non c'è proprio niente che non si possa risolvere semplicemente camminando. Purtroppo ci sono quelli che ce ne vogliono privare, vogliono cancellare la natura, riempire le valli e le campagne di proiettili e i cieli di veleno, trasformare il mondo in un panottico, mentre continuano ad annebbiare la nostra mente con false narrazioni. Forse è il momento di fare una scelta, anche se difficile, perché non si riesce più a fare a meno di quella che possiamo chiamare la civiltà dei supermercati. E poi ci sono i ragazzi che devono andare a scuola, il lavoro. La vita a volte sceglie le situazioni per noi e non è facile nemmeno ipotizzare una via di fuga. Sarebbe un'utopia. Non tutti ce la potrebbero fare, non tutti lo capirebbero, tranne i bambini. Quale bambino, infatti, non vorrebbe stare all'aperto piuttosto che in una gabbia? I bambini intuiscono la verità. Proprio per questo gli occupanti odiano i bambini ed esercitano su di loro uno stretto controllo fin dalla nascita. Somministrano loro le medicine dicendo che sono dei requisiti per essere idonei a frequentare la scuola, una scuola dove potranno imparare nomi e date di storie fantasiose e saranno privati del buon senso, del pensiero critico. I controllori sanno infatti che i bambini hanno una visione più chiara del mondo e capiscono più cose degli adulti. Provate a chiedere a un bambino se il sole è vicino o lontano, lo disegnerà proprio sulla sua casetta. E se dice a un bambino che viviamo su una palla, la sua prima osservazione sarà: ma come fanno in Australia con i piedi in su? E molti piccoli sperimentano quella sensazione che il mondo non sia reale, ma una recita. Inoltre, i bambini credono alle fiabe perché sanno che dicono la verità. Sanno che i giganti c'erano davvero, anche se venivano chiamati orchi, e che qualcuno aveva gli stivali delle sette leghe, e che c'erano gli specchi parlanti. E molti personaggi delle fiabe avevano le bacchette magiche, naturalmente, che gli servivano a trasformare la realtà, a lanciare raggi di energia per pietrificare i nemici. I manufatti che spesso vediamo nei dipinti, abbinati ad armature su scheletri, vengono definiti bastoni del comando, ma sicuramente avevano altre funzioni, come pure gli elmi e gli scudi. La coscienza di quasi tutte le persone è bloccata in una matrice. La loro anima è profondamente addormentata e sono in pochi a cogliere le incoerenze in questo mondo. Questa è la differenza fra i cloni e gli originali, che sono vivi e vedono tutto. Questi ultimi sono i discendenti degli dei della luce, mentre gli altri sono quelli creati nei laboratori biologici delle diverse civiltà. Di loro è scritto che sono stati creati dalla polvere, dalla costola, dalla terra, eccetera, e per loro sono state inventate tutte le religioni terrene. Ma ora gli esseri originari riescono a vedere più chiaramente la matrice e perciò gli occupanti corrono ai ripari. Hanno deciso di trasformare tutti in automi privi di sentimenti, empatia e memoria umana universale. Si può notare infatti come ci sia qualcosa che non va nelle persone. Fissano il telefono, sono indifferenti a tutto, dormono con gli occhi aperti. La loro memoria a lungo termine è intasata da un eccesso di informazioni e il sistema nervoso surriscaldato non elabora più. La quantità colossale di informazioni rende insensibile il cervello e questa è la ragione del grande numero di disturbi mentali, attacchi di panico e di ansia, suicidi, conflitti interiori. I media mostrano violenze, omicidi, dissolutezze, disastri, guerre, epidemie. Le persone hanno paura l'una dell'altra. Si ha la sensazione di irrealtà del mondo.
e noi siamo caduti nello stress e nella paura. I controllori impongono il proprio modello di vita, il caos, da cui traggono benefici e ci stringono in una morsa con le loro leggi. Anche i bambini vengono messi a dura prova e non riescono a sviluppare la quantità di memoria necessaria a sostenere il loro benessere, a causa delle troppe informazioni superficiali, inutili, spacciate per cultura. Quindi, se qualcuno si chiede cosa c'è che non va nel nostro mondo, la risposta è che al timone di questo posto ci sono psicopatici, stregoni, occultisti, padroni dell'etere e della magia nera. Una volta è stato effettuato un esperimento. Delle pecore furono legate accanto a una gabbia di lupi. Pochi giorni dopo le pecore si ammalarono e morirono. Forse fanno così anche con noi, solo a un livello diverso. Ai vecchi tempi si diceva: meno sai, meglio dormi. Questa è una semplice verità. E c'è qualcuno che tenta di invertire la rotta, anche se è una svolta che non tutti possono fare. Ecco comunque la testimonianza di un cittadino russo che ha deciso di andare a vivere in campagna. Ho affittato una casa fuori città, non c'è nemmeno la caldaia, solo la legna. La città più vicina è a 60 km. Vivo praticamente senza elettrodomestici. Non accendo la televisione, adopero poco il computer, uso molto gli attrezzi. Non mangio niente di già pronto. Compro miele, uova, verdure e frutta dalla gente del posto e bevo l'acqua di un pozzo profondo 30 metri. Ora comincio a distinguere le sfumature di gusto dell'acqua e ho la sensazione che il mondo sia come dopo la pioggia. I colori sono diventati più ricchi, gli oggetti più voluminosi, i suoni più densi. Ho un diverso senso del tempo. È come se non notassi alcune ore e la settimana è diventata lunghissima. Tutti i canali della percezione si sono riattivati: vista, udito, olfatto, tatto e gusto. E il cervello semplicemente ha smesso di combattere contro i segni della città, la pubblicità, il rumore. I miei pensieri sono limpidi. Ho vissuto gran parte della mia vita senza smartphone. Ce la posso fare anche adesso. Forse non sarà facile, ma sono sopravvissuto alla guerra fredda, alla mancanza di beni di prima necessità, alla perestroica, alla pandemia. Ora ci sarà la fase successiva e non escludo la possibilità che molti si trasformino in veri zombie. Forse è solo fantascienza, ma in ogni caso mi preparo a qualsiasi opzione. Vivo secondo coscienza e sviluppo la creatività. Sono diventato un combattente nella vita. In conclusione, noi non siamo noi stessi perché viviamo in una bugia costruita da altri. Siamo una specie controllata. La memoria contadina, la scheda madre, la vera memoria del mondo è stata sostituita con una matrice. La nostra vita può essere paragonata alla vita degli animali in una fattoria. Può essere appagante all'inizio, sicura e con qualcuno che si prende cura di te, ma poi viene il momento buio per tutti. Gli animali selvatici invece vivono nella foresta. La loro vita è piena di pericoli, fame e altre difficoltà, ma hanno molte più possibilità di sopravvivere rispetto agli animali della fattoria. Secondo la scienza ufficiale, sembra che noi viviamo in un mondo pieno di singolarità, casualità, coincidenze. Una gravità così forte da tenere curvi gli oceani, ma così debole da consentire ai pesci di nuotare e agli uccelli di volare. La luna, attratta dalla terra, che però attrae le maree. Luna e sole che, pur sembrando della stessa misura e distanza, sono 400 volte l'uno più grande dell'altro, ci dicono, e 400 volte l'uno più lontano dall'altra. Una terra piena di pianure e fondali marini piatti, che però messi insieme ci danno una sfera. Globi che viaggiano a varie velocità, attraendosi fra loro, ma rimanendo alla stessa distanza in un magico equilibrio. Infine il Sole, che viene descritto come una palla di gas perfettamente rotonda,
mentre la Terra viene descritta come una palla di acqua, a volte rotonda, a volte a forma di pera, altre volte come uno sferoide oblato. Sempre secondo la scienza ufficiale, il nostro sistema solare si presenterebbe così, come biglie su un tavolo da biliardo. Una vera fortuna, perché in questo modo si possono calcolare le distanze precise, le orbite, gli allineamenti, eccetera. Se il sistema solare fosse stato così, invece, sarebbe stato un inferno di orbite, di sovrapposizioni, di distanze variabili, di biglie impazzite, ognuna all'inseguimento di altre. Insomma, un vero fuoco d'artificio. Sorge il sospetto che questa disposizione sia una costruzione virtuale, col paradosso che, per spiegare una Terra tonda, si sia creato un sistema solare piatto. Un sistema complesso è però quello descritto nella struttura dell'atomo, che è una specie di sistema solare in miniatura. Peccato che nessuno di noi avrà mai la possibilità di accedere a un microscopio così potente per poterlo ammirare. Quello di San Francisco è il riassunto emblematico di quanto è successo in America e altre parti del mondo negli ultimi 200 anni. Città sorte dal nulla che diventano improvvisamente la sede di edifici maestosi e in seguito sono colpite da incendi e terremoti che le distruggono. Una storia che si è ripetuta molte volte. Ecco le varie fasi. Mandrie di vacche e cowboy, carri di coloni, la corsa all'oro, piccoli presidi militari o ecclesiastici, eccetera. E poi palazzi incredibili. Ma palazzi come questi non si improvvisano. C'erano già e appartenevano alla civiltà precedente. Quindi abbiamo una bugia che nasce su una realtà preesistente e la sostituisce. E a proposito di storie incerte, vedo che a Livorno c'è il Monumento dei Quattro Muri. Si tratta di un gruppo scultoreo che celebra le vittorie del Granduca Ferdinando I de' Medici e dell'Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano sui corsari barbareschi che operavano razzie lungo le coste toscane. È scritto che la statua del Granduca fu commissionata allo scultore Giovanni Bandini, che la realizzò a Carrara. In seguito fu trasportata per mare a Livorno nel 1601 e successivamente, 20 anni dopo, fu dato incarico a Pietro Tacca di completare l'opera con l'aggiunta alla base del piedistallo di quattro muri incatenati. Una storia lunga e piena di eventi originali. E soprattutto c'è ancora in piedi una statua a ricordare che qualcuno combatteva gli invasori e li metteva in catene. Ma forse non è un caso davvero unico. Se infatti guardiamo la Transcott Map di San Pietroburgo del 1753, notiamo che il cartiglio in basso a sinistra mostra una statua identica a quella di Livorno. Resta quindi il mistero su chi abbia imprigionato i mori o perché ci fossero mori anche a San Pietroburgo. Un evento simile viene anche celebrato con la statua equestre del grande elettore Federico Guglielmo I di Brandeburgo, che si trova a Berlino. Quattro schiavi, non meglio identificati, sono i nemici che il grande elettore ha sconfitto. Gasan Joseki fu un grande maestro zen giapponese vissuto secoli fa. Un giorno uno studente universitario chiese a Gasan se conoscesse la Bibbia cristiana. «No, leggila tu», disse il maestro, e lo studente prese dei brani dal Vangelo di Matteo.
Il commento di Ghazan fu: questo è molto bello, chiunque l'abbia detto è quasi un Buddha. Quindi la risposta di Ghazan fu che Gesù era quasi un Buddha. Come possiamo vedere nel testo originale tradotto da eminenti studiosi di Zen. Secondo il maestro Zen, Cristo aveva fatto cose fuori dal comune, ma non era come Buddha, il quale aveva percorso il cammino fino alla piena illuminazione. Ma Gesù non era ancora un Buddha, come invece si afferma in questa traduzione, in cui, forse per non sminuire la figura di Cristo, si dice che fosse un illuminato. Errore di interpretazione o sbaglio intenzionale? Apriamo una breve parentesi. Buddha in sanscrito significa il risvegliato e pare che questo nome si riferisse a un personaggio realmente esistito, Siddhartha Gautama. Ad ogni modo è interessante il fatto che Gesù venisse definito un quasi illuminato. Questo forse è dovuto alle differenze sostanziali fra buddismo e cristianesimo. Quali sono queste differenze? Lo Zen si coglie nell'insegnamento di muoversi il meno possibile, dando la priorità al raggiungimento della coscienza di sé. Per Buddha la propria mente è l'unico pozzo da cui attingere acqua pura. La pratica Zen è opposta alla predicazione, che invece sembra essere il pilastro del cristianesimo. Forse è questa la differenza che induce Ghazan a parlare di quasi illuminazione. Chiunque predichi una religione o una filosofia o una nuova visione del mondo inevitabilmente va a uno scontro col sistema dei valori stabiliti. Lo scontro è samsara, disordine, non è ancora la pace interiore. Insomma, Gesù avrebbe dovuto sapere che la predicazione di una religione, l'aspirazione a creare una nuova religione, avrebbe portato alle persecuzioni di devoti e fedeli, al martirio dei santi, alle guerre di religione. Avrebbe dovuto sapere che sovvertire il vecchio con idee nuove avrebbe portato gli apostoli allo scontro. Lui riconosceva bene i suoi apostoli e sapeva che avrebbero fatto di tutto per promuovere le sue idee, anche nei posti dove non potevano attecchire, ma avrebbero comunque cercato di predicare la religione dell'amore con tutta la loro forza. E questo avrebbe portato alle crociate e allo sterminio degli infedeli da parte dei conquistadores. Il contrario del buddismo, che sostiene che tutti gli insegnamenti sono l'illusione di maghi e che solo la meditazione è la giusta via. Con il proselitismo, invece, abbiamo la violenza sui martiri, che si facevano uccidere per dimostrare la bontà della loro fede. E se una fede chiede tanto, chi ci dice che non sia fanatismo? Bisogna tendere alla realizzazione personale tramite una esperienza reale quotidiana o alla predicazione dell'amore universale e ad una vita perfetta solo dopo la morte. E nel frattempo continuare a praticare quei riti incomprensibili, come mangiare il corpo dell'uomo, bere il suo sangue. Era davvero questo che voleva Gesù? Può darsi che tutto gli sia stato cucito addosso in un secondo tempo, che il suo insegnamento sia stato mistificato, ma comunque sia, un essere davvero superiore non avrebbe desiderato formare una nuova religione sapendo che avrebbe causato tanto dolore. Se l'amore è un sentimento spontaneo, perché ha bisogno di tante parole? Fino a qualche tempo fa, uno degli argomenti di conversazione più ricorrenti era il tempo meteorologico. Veniva spontaneo dire: oggi è una bella giornata, speriamo che domani non piova, eccetera. Adesso, anche parlando del clima, si corre il rischio di cadere nell'eresia e finire sul rogo. Chissà se si può ancora dire che forse le variazioni climatiche sono cicliche, per esempio, e che le stampe, i dipinti e le testimonianze varie attestano periodi storici di maggiore caldo e altri più freddi. Nell'antichità pare che girassero 6 minuti per il caldo e che in un periodo successivo facesse più freddo, come si può notare nei quadri di Bosch. Ai tempi di Shakespeare
Bastava un giubbottino su un pantaloncino e una calzamaglia, mentre nel periodo post-reset erano vestiti di tutto punto, in Europa come in Russia. L'Inghilterra vittoriana era avvolta da una cappa opprimente di fumo e nebbia e il Tamigi gelava. Probabilmente la maggior parte delle persone non ha mai sentito parlare di ciò che accade nel XIX secolo, precisamente nel 1816. Proprio quest'anno viene chiamato l'anno senza estase, a causa del fatto che la maggior parte dell'Europa e del Nord America ha avuto le temperature più basse mai registrate. Inoltre, le variazioni climatiche sono collegate anche alla produzione di determinate piante e frutta. A Londra, nei pressi del London Bridge, a ricordare la presenza di un vigneto c'è il pub The Vine del XVIII secolo. E un altro pub si chiama Bunch of Grapes, il grappolo d'uva. Sembra infatti che in Inghilterra vi fosse una grande produzione di uva, tanto che, secondo quanto riporta il venerabile Beda nella sua Storia ecclesiastica del popolo inglese del 731, lo stesso Alfredo il Grande, negli anni intorno all'890, aveva ritenuto opportuno regolamentare la cura dei vigneti. Altre cronache riportano che 500 anni fa ad ogni monastero in Inghilterra corrispondeva un vigneto. La vite, come sappiamo, è una pianta prevalentemente mediterranea, ma che nelle opportune condizioni, cioè con un clima più mite, può essere coltivata anche nelle regioni più settentrionali. E questo era avvenuto in Inghilterra, dove ancora oggi, ad Hampton Court, residenza di Enrico VIII, a 20 km da Londra sul Tamigi, in un'apposita serra, c'è la grande vite, la vite più grande del mondo, che ha 250 anni. La sua uva viene tuttora venduta nel Garden Shop ad agosto. In seguito la coltivazione diffusa lungo il Tamigi fu interrotta, molto probabilmente a causa delle suddette variazioni climatiche cicliche, ma ora ci sono di nuovo 400 vigneti con una produzione di 4 milioni di bottiglie all'anno. Molte sono le ipotesi riguardanti i dolmen: tomba megalitica, tomba preistorica, tomba a camera singola. E per quanto riguarda il periodo della loro costruzione, la realizzazione dei dolmen viene collocata nell'arco di tempo che va dalla fine del quinto millennio alla fine del terzo millennio avanti Cristo. Altrove si parla di sepolture collettive riutilizzabili. Oppure, ancora una volta, si dice che potessero avere una funzione religiosa, ma c'è anche chi sostiene che essi siano stati costruiti dai Celti all'incrocio di linee di forze telluriche. Spesso si cercano spiegazioni difficili per cose semplici. Pensiamo sempre ai dolmen come ad artefatti misteriosi di civiltà primitive, contenenti chissà quali messaggi per i posteri. L'unica cosa attendibile è che siano opera di giganti. Questa stampa potrebbe essere una spiegazione plausibile. Mostra delle persone che si riparano sotto i massi. Forse i giganti costruivano dei rifugi per i viandanti e per i loro amici pastori nelle campagne. Per i giganti era facile costruire un dolmen,